Ciao youtuber, sei il 18 di luglio, vi porto a fare un giretto del mio giardino. Questa è la zona salotto. Qui c'è una aiuola di acidofile con azalee, ortensie, un acero giapponese, un acero palmato. Ci sono dell'erica che è quasi seccata, pieris, schimmie. Dall'altra parte sul muretto c'è del rincospermo e alla base un po' di annuali, un po' di perenni di vario tipo, ancora delle violette che resistono dall'anno scorso, dei lupini. Di fianco al cancello d'ingresso ci sono questi due supporti con delle clematidi che ormai sono sfiorite. Qui c'è questo passaggio che porta al prato con i lati dell'Iberis, sempre dei lupini, delle lavande, una rosa ad alberello. Qui c'è una zona con delle erbacee miste, delle annuali, c'è delle scolzie, della calendula che si rinsemina spontaneamente da un anno all'altro, dell'Emerocallis, Straleoro. Campanole, una piccola rosa bianca a cespuglietta. Dalla gestroemmia che sta iniziando a fiorire adesso. Qui ci sono altre due rose bianche delle iceberg, dietro del gelsomino invernale. Qua c'è la forsizia disordinata come solo lei sa essere. Magari è colpa mia, forse un giorno imparerò a potarla. Il prato ha tutta questa bordura sul lato, vedete ci sono delle deuzie, della calicarpa che sta preparando le bacche che poi diventeranno viola in autunno. Qua degli altri Emerocallis, ormai gli ultimi fiori, la fioritura è già finita. E qui c'è il pero. Un pero ornamentale, un Pyrus Scalleriana Chanticleer, uno dei miei alberelli. Dietro ci sono delle veigele a foglia rossicce che ho potato un po' drasticamente perché avevano bisogno di essere rinnovate, così come questa che è un'altra veigela a foglia variegata. Delle roselline banali, rosse, niente di che. Niente di che neanche questo Phlox che si tira a campare da un anno all'altro a stento, ogni tanto ne muore qualcuno, andrà sostituito. Qui ho piantato qualche piantina di peperoncino, vediamo se e come cresce. Delle altre veigele come quelle di prima. Qui c'è il secondo alberello che è un prunus. Qua ci sono dei Philadelphus, anche questi potati dopo la fioritura. Ci sono delle potentille, altre cosette qui, delle salvie ornamentali, anche queste la metà sono morte quest'inverno. Un'altra veigela a foglia verde, questa diventa molto grande, l'ho potata questa primavera, sta rifacendo anche qualche fiorellino. Ibiscus, qualche pianta di ibiscus di vari colori. Un'Alchemilla mollis che sta lì all'ombra degli ibiscus. Qua c'è Abelia rupestris, qua ci sono dei cornus, cornus alba elegantissima, flavirame. Dei bei cespugli che purtroppo portano i segni dell'oziorinco che come al solito si smangiucchia le foglie. Purtroppo è un ospite non invitato del mio giardino. Qua c'è un angolo delle peonie,
ovviamente anche queste già sfiorite. Quello a cui ho girato intorno è un acero campestre che sta qui nel prato. Qui c'è un piccolo melograno, anche questo è gelato un paio di anni fa, adesso è ricresciuto, anche lui smangiucchiato dall'aziolinco. Delle cherie, della perovskia, in mezzo un cotinus rosso. Qua di dietro c'è una nandina domestica vicino alla fontanella. Qui c'è la zona aromatiche, rosmarino, salvia, timon, loro, origano e qualche piantina di fragole. Una siepina di fotigna. E qui c'è la zona pranzo, questo portichetto con il tavolo, una aiuoletta con le campanule, questo brunnera macrofilla Jack Frost, sull'altro lato del portico c'è quest'altra piccola aiuola dove c'è degli aster che fioriranno a settembre. Questa è la gestroemia nana bianca, che è nana ma ogni anno sta facendo dei rami sempre più lunghi, quindi sta diventando un po' ingombrante. Sotto ci sono dei geranium. Qua c'è un ceratostigma wilmottianum che sta cominciando anche lui a fiorire con i suoi fiorellini blu, e del sedum che fa fiori gialli in primavera. Ce n'è ancora qualcuno. Ok, questo è il mio giardino, vi ringrazio della visione e vi do appuntamento alla prossima.